Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo qui per questo video speciale per tutti gli amanti di Robocop. È una collaborazione con De Agostini e vivo o morto tu verrai con me. Voglio ringraziare intanto De Agostini per avermi proposto questa collaborazione e avermi inviato le prime due uscite di questa serie, appunto, Costruisci Robocop. Allora, io intanto vi faccio vedere un attimino, questa è la prima uscita dove c'è gran parte del casco, questa è la seconda uscita dove c'è il piede, credo, dovrebbe essere il piede la seconda uscita. Ragazzi, intanto questi pezzi pesano tantissimo perché è tutta in metallo e plastica. L'armatura alta 62 cm con effetti sonori e accessori tipo la punta che esce dalla mano. Cioè, ha delle caratteristiche clamorose. Ma la cosa bellissima, ragazzi, è che è in metallo, ragazzi. Guardate. No, vabbè, ragazzi. Cioè, è una cosa impressionante che cosa hanno fatto, cioè Robocop in metallo con gli inserti in plastica, quelli neri, ma è in metallo, ragazzi, è in metallo, cioè è una cosa incredibile. Guardate i pezzi, aspettate perché qui se mi perdo i pezzi facciamo bingo, anche perché qui poi dovremmo montarli, perché voglio farvi vedere fin dove si possono montare, visto che sono solo una parte di tutto questo ecosistema che poi uscirà nel corso di 100 uscite. La prima uscita è solo 0,50, la seconda uscita è 4,99, dalla terza sarà 10,99 per 100 uscite, ma sarà 62 centimetri, ragazzi, 62 centimetri. Intanto vi faccio vedere uno spettacolo, perché con la prima uscita c'è ovviamente il pieghevole che c'è sempre e vi spiega insomma com'è l'armatura, come sarà la promozione. Adesso poi ve lo faccio vedere nel dettaglio, perché ci sono anche i fascicoli con la storia di Robocop e Cyborg oltre il limite, e poi ci sono tutte le istruzioni di montaggio step by step, che mica volete montare Robocop 62 cm da solo 4.000 pezzi senza istruzioni, quindi le istruzioni ci sono e sono tutte dettagliate. Ma guardate già solo la prima uscita, ragazzi. Guardate che cosa c'è nella prima uscita. Ma questo me lo appendo in cameretta, ragazzi. Ma questo è un mio mito degli anni 80, ragazzi. Ma è un mito assoluto, Robocop. L'agente Murphy, ragazzi. Ma che spettacolo. Allora, direi che potremmo andare a dare un'occhiata al piano dell'opera, insomma, a farvi vedere che cosa c'è, perché potete prenderla anche in abbonamento, un'occhiata ai fascicoli, mentre trovo un tecnico specializzato che provi a montare questi pezzi, e poi torniamo. Allora, questo è appunto il pieghevole che vi ho fatto vedere prima, guardate, la pistola dettagliata in metallo, effetti sonori con le frasi originali del film, volto realistico in silicone che si applica sotto al casco in metallo, vernice con tinta metallizzata, pezzi in metallo e plastica stampati a iniezioni, altezza 62 cm e perfettamente fedele al personaggio del film, appunto, dell'87. Sono stati prodotti tutti i dettagli riprodotti dai fotogrammi originali del film. Il montaggio è facile, avete già anche cioè guardate la fondina che si apre. No, io sto impazzendo, ragazzi, la fondina che si apre e poi si inserisce la pistola come accesso alla fondina funzionante, come nel film, ragazzi, io sono un ragazzino, cioè sto praticamente impazzendo. Allora, poi vi faccio vedere, se voi fate l'abbonamento, e quindi potete ricevere 3 poster di Robocop abbonandovi direttamente sul sito o per telefono, e poi avete una t-shirt personalizzata, ma guardate quanto è figa la t-shirt, ragazzi, io vorrei tutto, il cappello ricamato con la scritta Robocop. Ma io negli anni 80 sarei impazzito, avrei pagato qualunque cifra per il cappello degli anni 80, cioè negli anni 80 per il cappello con il logo Robocop.
il raccoglitore per mettere tutti i fascicoli e il power bank di Robocop. Cioè, io vado in giro col power bank di Robocop, ma è troppo figo. In più, se scegliete la consegna premium, pagate solo 1,50 in più a numero e avrete la base luminosa su cui mettere Robocop, che secondo me, cioè, è come, non lo so, avere una Ferrari e poi non avere le ruote. Quindi, secondo me, la base luminosa ci vuole per forza. Poi vi volevo far vedere, appunto, eccolo qua, guardate, la storia di Robocop, quindi dietro le quinte di una delle serie cinematografiche più amate degli anni Ottanta, tutti i segreti della produzione, il cast, i registi, eccetera, eccetera, Robot e Cyborg, quindi una storia di robot e cyborg che parte dall'antichità, oltre il limite approfondisce le invenzioni che sfidano i confini della tecnologia, dagli arti artificiali alla criogenia, dai metamateriali alla nanotecnologia, il futuro è già tra noi, e poi ovviamente step by step, perché ci sono tutte le istruzioni. Siete curiosi? E io vi faccio vedere anche i primi due fascicoli. Eccolo qua, ma quanto è bello, Maffi. Ma quanto è bello. Vedete, il fascicolo si compone così. La genesi di Robocop, quindi le origini di una grande idea. Dopodiché, è anche bellissima la carta dei fascicoli. Wow. Quindi, questa è tutta la parte del film. Poi abbiamo le istruzioni per cominciare a costruire, quindi partire dal casco. Eccole qui. Poi c'è il modello completo, la vista laterale, e poi partiamo appunto con la storia dei robot, quindi vedete dall'antica Grecia addirittura fino a oggi. Poi il transumanesimo, il cammino dell'immortalità, e poi si chiude ancora appunto con la rubrica quella sul futuro, e quindi Neuralink, che se non sbaglio è di Elon Musk, esattamente, eccolo qua, cioè, fondata da Elon Musk, che sta facendo delle cose incredibili. Vi faccio dare un'occhiata anche al secondo fascicolo, che ovviamente avrà la stessa struttura, quindi si comincerà con i dati sul film. Eccolo qua, questa è la locandina del film, ragazzi, è tanta roba. E poi abbiamo il montaggio del piede, giusto? Il piede destro, sì, vedete, avevo capito che fosse il piede destro, ma che spettacolo, ragazzi. Ma che spettacolo, veramente, veramente spettacolare. Poi abbiamo gli automi, e quindi tutta la storia degli automi, questa secondo me è interessantissima. Bistecche da laboratorio, e qui appunto questa è tutta la parte futuristica che ci lancia nel prossimo decennio. Eccoli qua, questi sono i primi due fascicoli, questo è il pieghevole che diventa il poster di Robocop, e adesso andiamo a vedere la testa e il piede, quello che saremo riusciti a montare. Allora, vi abbiamo fatto vedere le varie fasi del montaggio, un assaggio per farvi vedere com'è il montaggio, ed eccola qui, come l'avete già vista, la testa, guardate che bellissimo Detroit, ragazzi, pesa un botto, la testa pesa un botto, il piede è fighissimo, guardate che c'ha la flessione delle punte davanti, è bellissimo, questo ovviamente sono tutti gli snodi che poi andranno collegati alla gamba e via dicendo, ma io non so quanto verrà montato completamente, perché già questi due pezzi pesano tantissimo, lo so, questo peserà un chilo, non so quanto pesa, ma verrà veramente una bestia tutta in acciaio, ragazzi, bello bello bello. Ma guardate, vi volevo far vedere un dettaglio, guardate questi bulloni laterali, che sono praticamente a scomparsa con la vita interna, quindi un lavoro eccezionale, perché guardate, non si vede minimamente che è un pezzo che ho montato io, sembra che faccia parte e sia integrato nell'armatura. Veramente devo dire che è ingegnerizzato veramente veramente bene. Ok ragazzi, niente, spero di avervi soddisfatto, di avervi fatto incuriosire. Ci sarà la prima uscita in edicola solo 0,50 con la testa, la seconda uscita sarà il piede, e poi così via per tutte le uscite che arriveranno. Ringrazio ancora De Agostini per avermi mandato i due pezzi, le prime due uscite, per farvele vedere, in modo che così vi possiate fare un'idea se vi piace o no
fare questa collezione. Secondo me verrà una bestia in acciaio con gli effetti, verrà una cosa eccezionale. Poi decidete voi, facendovi il conto del costo, se è una cosa che intendete, sulla quale intendete imbarcarvi o meno. Come prodotto, come fattura, come realizzazione e come risultato finale, secondo me ne vale assolutamente la pena. Ciao ragazzi.